una birreria che sono molto piacere di presentarvi, perché è una birreria molto quotata ed è stata un po' uno dei fiori all'occhiello della produzione olandese. Parliamo di una birreria olandese, si chiama Schelte Brouwerij, cioè la birreria della Schelta, il fiume. Ma ora chiederemo perché hanno traslocato a Meer, quindi sono diventati in belgi. Ok, it was an official reason to go to Belgium, because I think the brewery existed now for 17 years, and in this 17 years we haven't been able to make a profit. But this year, 17 anni non siamo stati incapaci di avere un profitto in Olanda. So no reason, no official reason to move to Belgium. The reason we moved to Belgium is that we wanted to first have a small brewery, and we expanded and expanded and expanded. Then we had, say, like five locations. We wanted to go back to one location, that's why we moved to Belgium. Ci stavamo espandendo molto, eravamo arrivati a 5 location diverse, allora abbiamo deciso di riunirle tutte e ci siamo portati in Belgio, dove c'era la possibilità di farlo. Allora mi ha detto, io ti dico, sei molto interessato. $3,000 per l'anno, tanto un attimo. Allora dicevo, usano appunto queste ostriche, mi conferma che usano ostriche. Like Irish, you are inspired by Irish people who use oysters in the stout? Actually, we were asked by Alliance of Pubs, which are aligned because they have a special Belgian beer, they carry a special Belgian beer. And they asked us to make the beer of the month. That was about 10 years ago, so it was actually developed to be a monthly beer, only a one-time occasion. And they wanted a very special one, sort of a stout, an English stout, but then made by Belgian Dutch brewer. And that's why we chose the name Oyster. And the first time we brewed the Oyster Stout, we used oyster shells in the filter during the brewing process, so that the beer is pressed through the filter and the oyster shell. È nato da un'esigenza che facevano la birra del mese, e ogni volta facevano birre diverse. Poi ebbero l'idea di ispirarsi a birre britanniche e utilizzarono per la prima volta queste le ostriche. E il risultato è stato un successo e ora la producono. È una grande birra questa, oltretutto l'impronta del salato è quasi minima, direi. It's very balanced beer. If you read the name, also start with some salty or sea. On the contrary, it's very real stout, it's very tricky and silky and different. There's no oak on the barley malt. Sorry? There's no oak. Only barley malt? Ha solo malto d'orzo. No, avevo un piccolo, sentivo una certa vellutato, setoso, che ricordava un po' la vena, ma in questo caso. It's a strong beer, much is in the second strength. Ha detto, no, ma è difficile. It's very mild. Dice, state attenti perché è una birra che si beve con facilità, diciamo, legge lo drink, vuole a 8 gradi e mezzo, e poi si fanno sentire. Some years ago, no, I find the beer more character, more velvety, more silky. It's better now. Changing something? No, I think that is that has to do with the new brewery. That with the new brewery we were able to expand a little bit and to get better conditions, brewing conditions, and what we are doing. Yeah, and we have like when we are brewing, we use also the whirlpool, so we don't have the heat is for the product, so we don't have the ho trovato, io conosco questa birra da un po' di tempo e ho trovato
fatta oggi molto più fine e pulita. Mi ha detto che è vero, il cambio di esigenza di cambiare impianto è stata determinante in questa periferia. Ora hanno il controllo, hanno Whirlpool, prima era veramente molto molto naif, come dire. Adesso invece riesce a controllare bene e fa una biga come questa, che io trovo abbastanza fine, una biga abbastanza difficile. Non so se l'avete gradita o meno, chiedo a Nicola, mi sembra. Ma l'ho trovata eccezionale, io non ero un grande amante di questa biga, ma stavolta l'ho trovata veramente in grande condizione. Poi ha un gusto particolare, ma è molto stout e poco oyster il mio avviso. Io dubito quasi che ci sia, non posso fare un capo di piano. Sicuramente suggestione, io però sento al naso una nota un pochino salmastra, un po' di scoglio, di muschio, non so cosa. E, ma la cosa che è più incredibile secondo me è che ha ragione a, diciamo, dare un warning sulla bevibilità, che è 8 gradi e mezzo, ma io la vita l'ho detto già, cioè leggo le etichette, sono stupito, perché proprio va giù come l'acqua, è proprio bella morbida, dolce, equilibrata, uno se ne beve una pinta così e poi credo che si trasformi in una cozza. Which kind of food is preferable to this beer? Oyster could be the only one, could be good or not? Oyster is perfect, but also if you have mussels, and you put the mussels in the oyster sauce, you will not believe how nice it is. Mi dice, mi dà un suggerimento, a parte l'abbinamento alle nostre che, ma dice che è una cosa fate cuocere le mussels, cioè cozze, muscoli, ma loro i muscoli non lo sanno. Le cozze, le cose. Se puoi chiedergli. Solo per quel tavolo, se puoi chiedergli, perché secondo me col cormorano potrebbe stare.